EMPA Valdarno aumenta il numero delle cessioni di proprietà. Ci troviamo al canile dell'EMPA Valdarno in località Forestello per fare il punto, come ogni estate, della situazione riguardo gli abbandoni e le adozioni. Quest'anno sono aumentati i numeri delle cessioni di proprietà, cioè di proprietari che non riescono a mantenere l'animale e che quindi viene lasciato al canile. Sì, infatti quest'anno la cosa che ci ha colpito particolarmente è proprio questa. Tante persone hanno chiesto di cedere i loro cani al canile. I motivi sono vari, forse i cani adottati con un po' oppressi con un po' di superficialità, per cui appena arriva la prima problematica si trova la strada più semplice, che è quella di disfarsi, fra virgolette, perché spesso viene usato questo termine terribile, del proprio cane, senza tenere conto della sofferenza che infliggono a questo cane, che comunque li ama e che all'improvviso si ritrova in un canile che, seppur tenuti bene, seppur amati, seppur coccolati, non può essere mai paragonato a quella che è la vita nella famiglia. E quest'anno effettivamente ci abbiamo avuto molte richieste. Per quanto riguarda invece gli abbandoni, più o meno stiamo sempre nelle solite cifre. Spesso magari sono cani anche persi, che non avendo microchip è per noi difficile ritrovare i proprietari. I numeri l'anno scorso, nel 2021, all'incirca avevamo una cinquantina di richieste di cessione di proprietà, non tutte poi andate a buon fine, diciamo così. Quest'anno c'è un aumento, perché si parla già di una quarantina di richieste nei primi 8 mesi, quindi questo è un dato importante. Purtroppo, come diceva Luigina, poi quando il cane entra qui in una struttura, non solo c'ha lo shock dell'ambientamento, ma anche tutto ciò che ha vissuto precedentemente, quindi la sofferenza diventa maggiore e il lavoro per noi ancora di più. Come in altre occasioni abbiamo avuto l'opportunità di conoscere da più vicino alcuni cani e le loro storie. Di molti non li conosciamo, perché quando vengono trovati nel territorio non possiamo sapere che storie hanno, però di qualcuno per esempio la sappiamo. Per esempio il nostro Rigo, che è un cane anziano, che insomma per tutta una serie di motivi è stato in canile e che è un cane bravissimo, che avrebbe veramente diritto a trovare una famiglia e andare a vivere insomma i suoi ultimi anni, che noi ci auguriamo siano molti, perché nonostante abbia 10 anni, speriamo abbia una vita molto lunga, in una famiglia dove sia capito ed accudito come è giusto che sia. Poi altre storie particolari, Niccolò, abbiamo il nostro mitico Mango. Manghino, che sì, è stato, è entrato in canile, è un cane molto carino, molto bravo, anche piccolo come taglia, quindi insomma va per la maggiore nelle richieste, le taglie piccole, il quale evidentemente forse in una gestione precedente ha subito qualcosa, perché vediamo che all'inizio è un po' titubante con le persone nuove che non conosce. Quando poi entra in confidenza è un cagnetto meraviglioso, affettuosissimo. Abbiamo visto uno dei cani fare degli esercizi particolari, di cosa si tratta e a cosa servono soprattutto? Allora, quello che abbiamo visto adesso sono dei problem solving e servono in questo caso a mettere il cane sotto dei piccoli scacchi e attraverso l'aiuto del cibo cercare di risolverli, quindi questo aiuta sia a concentrarsi e quindi a abbassare il livello di attivazione emozionale e ad insegnargli a non rinunciare immediatamente laddove ci sono delle problematiche che poi potrà affrontare nella vita. Quindi ora questo è sotto forma di gioco, però tramite il gioco poi si arriva a una maggiore consapevolezza e forza interiore, ecco.
Infine, EMPA ricorda a tutti l'importanza dei social. Sì, certo, il social oggigiorno ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda il nostro lavoro, oltre a, insomma, seguendo i nostri social, oltre a essere aggiornati su ritrovamenti, su un po' le attività del canile, sponsorizziamo anche i cani 3-4 volte a settimana. E comunque, diciamo, è un invito a venire in struttura poi per cominciare a viversi questi cani. Tante volte le persone vedano dei post di sponsorizzazione, vengano qui per vedere quel preciso cane, in realtà poi questo è, diciamo, una sorta di gancio traino per conoscere tutti gli altri cani e magari trovare quello che fa al caso della famiglia. Quindi l'invito è condividere i post e seguirci sui social, insomma.